Salve a tutti, benvenuti a questa terza puntata, a questo terzo appuntamento della nostra analisi del metagame, ultimo video in cui parleremo delle squadre Tier 2, ovvero abbiamo affrontato nei video precedenti le tre squadre che io ritenevo essere quelle da Top Master, quindi quelle più sicure per salire nelle prime posizioni della classifica Master. Nel secondo video abbiamo visto le carte da Master e scusate, le squadre da Master e da Top Champion. Oggi ci occupiamo delle squadre da Champion Top Gold. Ho scelto quindi tre squadre particolari che sono pensate in particolare per i principianti, per coloro i quali vogliono raggiungere degli ottimi risultati, ma magari non hanno tutte le carte, o comunque vogliono imparare con delle squadre un po' più solide, un po' meno particolareggiate, un po' meno dipendenti dal metagame, d'accordo? Perché tutte le cinque squadre che abbiamo visto in precedenza sono tutte squadre comunque dove ci sono molte scelte da effettuare, molte possibilità, eccetera. Le squadre che rivedo oggi, che vi faccio vedere, sono squadre più semplici e più, come dire, dirette, ecco, d'accordo? Allora, partiamo subito a bomba. La prima squadra di cui vi voglio parlare è la squadra Monovaloniani, una squadra che ho scelto appunto tra i Tier 2 per la sua solidità e per la sua comunque per il suo successo, perché è una squadra che si trova parecchio in giro nelle leghe basse. Allora, la squadra Valoniani ha una struttura un po' particolare perché rinuncia sostanzialmente ad avere un vero e proprio buffer forte, ok, uno di quei buffer che danno, o anche debuffer che fanno cambiare le partite, quindi non so, come Odio abbiamo visto, come Carcasse, come poteva essere Bianca o Mangianima, eccetera. E invece usa una struttura che io ho definito a buffer diffuso, cioè usa due buffer, ma questi buffer non sono dei veri e propri semplici buffer, ma sono degli eroi in realtà abbastanza standalone, che inoltre, oltre a vincere le loro partite, danno anche dei buff minori. Perché dico minori? Perché questi due buff che offrono, cioè risposta e più strength, sono dei buff naturalmente utili, ma nessuno di questi due è un buff che cambia le partite, insomma, che fa stravincere un matchup, ecco. Quindi sono dei buff minori che però fanno la differenza e quindi non ha un buff così grosso, ma ne ha due su eroi già forti di per sé. Vedete quindi che nella posizione di buffer, debuff e supporto, senza nessuna alternativa, vedete, non ci sono le X, perché per quanto mi riguarda queste due carte non sono, sono imprescindibili in questo team, sono il re e la regina. Quindi assolutamente vanno inserite, le metto nel nostro team virtuale qui, 1 e 1, 2. Il re e la regina sono la base su cui si costruisce il team. La regina in particolare è il personaggio più forte, forse, dei due, con questi shock potentissimi. Il re è un attaccante puro, la regina è un difensore puro. Sono due personaggi che possono fare dei danni incredibili. Hanno tutti e due una loro prima abilità fortissima, vedete, il solito colpo nobile e shock nobile, li conoscete tutti, sono fortissimi, non c'è niente da discutere. Ho il core. Allora, vedete, io core qui ho inserito la possibilità di inserire 2x perché si può cambiare lo stile di gioco, poi vi spiego. In ogni caso, come core, io ho inserito sicuramente Dire of Gaze. Sapete che è una carta che io amo moltissimo e che in metagame, secondo me, domina, tant'è che è una carta che è andata di default nel team anti-meta che abbiamo visto nel primo video, quindi veramente una carta preziosa, batte i grandi maghi, eccetera, una carta da non sottovalutare assolutamente. Purtroppo non sfrutta benissimo i due buff, nel senso che risposta e anche più strength non è che lo aiutino tantissimo, quindi, però è di suo una carta fortissima, quindi va messa per quanto mi riguarda di default. A fianco a lui il nuovo eroe, quindi lo inseriamo. L'ultimo eroe uscito, Conis, ne abbiamo parlato nel Focus on apposta, un guerrierone potentissimo che ho inserito subito nella mia idea di squadra a Valoniani, perché sfrutta molto bene sia il più strength sia la risposta, quindi finalmente un eroe che veramente usa molto bene sti buff e soprattutto è un eroe sconosciuto relativamente, cioè sono in pochissimi ad usarlo ed è da pochissimo che è uscito, quindi c'ha ancora il fattore sorpresa addosso, quindi i matchup non si conoscono benissimo e ha delle potenzialità enormi. Secondo me Eric qui ha buttato fuori una carta veramente fortissima, per quanto non ne ami particolarmente il design, è ignorantissimo, però veramente è forte, vale la pena di essere giocato. Nel side, quindi i due eroi centrali sono due eroi semplicemente molto forti della Gilda. Vedete che queste squadre Tier 2 sono molto più semplici, sono meno scelte, si mettono gli eroi più forti in quella situazione, quindi non c'è niente da fare. Side. Allora, di side io ho inserito Sightwear perché il side lo usiamo per una carta un po' più raffinata, diciamo, che vada a contrastare, se possibile, un po' il metagame. Molti scelgono, invece che Sightwear, scelgono il Duca e poi vi spiegherò quali possibilità ci sono anche riguardo al Duca.
Io personalmente preferisco sempre Sightfield perché il suo colpo basso ferma Kizana, il suo Skivy fermano diversi personaggi ed è comunque una carta riuscitissima e potentissima. Sightfield è stato per mesi il re di Eredan Arena quando era pre-nerf ed era veramente una carta inverosimile. Dopo essere stato buffato, scusate, nerfato, è chiaramente diventato una carta molto meno forte, ma rimane un eroe da metagame che secondo me dice la sua. Sono troppo pochi quelli che lo giocano ed è una carta ampiamente sottovalutata per quanto mi riguarda. Quindi per il mio quintetto ideale di Avaloniani è questo. Esiste la possibilità di fare una piccola variante per sfruttare un terzo buff, che è quello di Sevilat, la possibilità di rinunciare a, vedete, Sightwheel per Sevilat e a questo punto però c'è la necessità di inserire anche il Granduca al posto o di Conis o di Dire of Gaze, io probabilmente toglierai Conis, e di giocare appunto una variante più spostata sui preti. Io personalmente però preferisco la variante che vi ho mostrato prima, quindi vedete il quintetto che io ritengo ideale è questo. Avete la possibilità, se vi aspettate naturalmente, di trovare un sacco di Neant, quindi multi-hitter e meno damage, naturalmente Sightwheel diventa una carta morta e a quel punto il Duca diventa una scelta di meta molto più efficace. Quindi diciamo che questi quattro sono fissi abbastanza e poi scegliete se Sightwheel o il Duca a seconda di che cosa vi aspettate. Vi aspettate polvere, meno damage e multi-hitter? Ok, via di Duca. Vi aspettate invece personaggi che usano strength, grossi, grossi colpi, Kizzane, eccetera? Vedete Sightwheel, d'accordo? Ecco, questo è il punto. C'è veramente poco altro da dire sugli Avaloniani. Ho scritto, vedete, nel documento che arriverà con questo video, finalmente lo allegherò. Come avevo promesso, ci sono spiegate altre cose. In ogni caso, ricordatevi che la squadra Avaloniani è una squadra che, se è vero che non è pensata per la Top Master, c'è da dire che è sempre pericolosissima. Basta sbagliare un attimo, basta che l'avversario o sbagli qualcosa o sfighi anche solo un matchup, e niente, questa squadra dal nulla vince le partite anche contro squadre fortissime. Quindi veramente state attenti perché questa è una scelta veramente ottima. Tra l'altro, non l'ho provata con il nuovo Conis, non ho ancora fatto ranked con questa, penso che le farò la prossima stagione. Quindi il mio posizionarla nel tier 2 dipende dal pre-Conis, diciamo. Non so se Conis possa addirittura aver fatto avanzare questa squadra fino al tier 1,5. Non credo, sinceramente, credo che comunque questa non sia una squadra da master. Però ho intenzione di provarla un po' meglio perché è una scelta molto efficace. Ok, non sprechiamoci più parole, passiamo. Ah sì, ultimissima cosa, è la squadra perfetta per chi ha appena iniziato a giocare, perché come sapete gli Avaloniani sono una gilda un po' speciale, non ci sono ex tra di loro, almeno non ancora, e quindi sono tutte carte che trovate subito nel pacchetto, se li sbloccate potete subito, una delle primissime squadre competitive, diciamo, che il principiante può fare e sono anche relativamente forti, come abbiamo visto. La seconda squadra è una squadra invece che assomiglia un po' a quella Avaloniani per alcune cose, per la solidità, per il fatto di essere monogilda, eccetera, però è decisamente più difficile da fare perché ci sono parecchi ex ed è anche un po' più raffinata, diciamo. La struttura, vedete, la struttura della squadra, andiamo a vedere subito i runici, eccoci qua. La struttura della squadra runica è un po' più classica, monobuff, sapient, eccolo qui, l'unico buff runico esistente, gruppo runa. È un buffer che secondo me è un must nella squadra runica perché è fortissimo. Cioè questa sua abilità col giallo, shock 450 e cura 225, è veramente qualcosa di pazzesco. Sono 675 di danno modificabile, quindi di output immodificabile. Perciò veramente molto forte, un buffer incredibile. Va giocato assolutamente, non c'è da discutere. Oh, il core della squadra. Il core della squadra è costituito da tre eroi che io ritengo essere fortissimi. Allora, su Lord Aelos dobbiamo dire quello che abbiamo detto per Zahal, semplicemente Lord Aelos vince le partite. È il personaggio che rende possibile la squadra runici, è il suo centro, perché è un personaggio che se affiancato da due runici sostanzialmente è infermabile, a meno di non sfigare in maniera impressionante, insomma, vince tantissimo, quindi Lord Aelos va messo, non c'è da discutere. La squadra runici cerca di essere molto bilanciata tra attacco e difesa. Abbiamo visto che se Aelos è sia un attaccante che un difensore, quindi è abbastanza universale. Gli altri due sono un attaccante e un difensore puri. L'Anya ne abbiamo già discusso quando abbiamo parlato della squadra Maghi Carcasse, perché era una delle opzioni per il side della squadra Maghi Carcasse. L'Anya probabilmente è una dei difensori più forti del gioco, la versione diciamo migliorata di quell'eroe che già era forte
che è, come diciamo, si chiama, mi sfugge il nome, scusate, Sylic, ok? Quindi l'Anya è la versione forte di Sylic, è una carta a cui io non rinuncerei mai nella squadra runici perché sfrutta benissimo le rune di Sapient, è fortissima, insomma, è veramente un must. In attacco, il nostro mitico Privus. Allora, Privus è una carta uscita molto di recente, non so se sia l'ultimo runico o il penultimo, perché c'è anche Delphea, non mi ricordo chi è uscito prima. In ogni caso, Privus è la carta che mi ha fatto rivalutare la squadra runici. Infatti, prima dell'uscita di Privus, non credevo che la squadra runici fosse neanche un Tier 2. Credevo che appunto gli Avalignani fossero molto più forti. Dopo l'uscita di Privus, però, mi sono ricreduto, perché Privus è una macchina da guerra. È veramente un personaggio fortissimo, solidissimo, un design veramente ignorante, semplice, colpi grossi, scudi ancora più grossi, poi forza. In realtà la skill che lo rende così forte è l'ultima, perché non può mai sfigare con il rosso. Tutti i rossi diventano spade e quindi gli dà una solidità di design incredibile, sfrutta benissimo le rune, anche lui si tira su, basta rollare un giallo e un blu e si tira su veramente un output incredibile. Ok. Quindi questo è l'attaccante puro, diciamo, della squadra. Il side è l'unica scelta vera della squadra runici, nel senso che possiamo scegliere per inserire un difensore, un attaccante oppure una carta un po' tecnica. Io personalmente ho scelto Delphea. Delphea è una carta che mi piace moltissimo, difensore, ma anche potenzialmente attaccante grazie a questo shock iniziale molto forte e questo colpo runico particolare che usa le rune. E le consuma e le usa ogni volta, se ne lascia due dietro e alla fine si fa una mega cura con castigo. Quindi è una carta che a me piace molto, la trovo veramente forte e quindi la gioco. Questo design, questo quintetto che io ho scelto ha un unico downside, diciamo un'unica cosa. Dovete stare attenti al fatto che ci sono sostanzialmente tre difensori e due attaccanti. Quindi è una squadra che tendenzialmente gioca di più in difesa. Fate attenzione a questa cosa, se al vostro stile non si addice il fatto di giocare un po' più sulla difensiva, potete togliere Delphea e inserire un altro personaggio, come potrebbe essere per esempio Centaurium, oppure la recentissima uscita uscita di oggi, quella di cui ho appena fatto la recensione, Mirina. Io personalmente vi consiglio Delphea o Centaurium, perché sono carte secondo me più affidabili, ma anche Mirina, come abbiamo visto nel Focus On, può essere una scelta veramente interessante. In caso vi aspettiate tanti meno damage, tanti oppure tanti personaggi con, come dire, con colpi grossi, eccetera, eccetera, c'è sempre Corantia, che è un personaggio di risposta, quindi un counterpick di per sé non è fortissima, però con il giusto abbinamento può fare disastri, cioè mettetela contro a Fiammata, a Maldereth, a gente del genere, e chiaramente se li mangia. Ah, mi sono dimenticato di dire, guardate un po', che c'è l'opzione anche di cavare Privus volendo, per me è una pazzia, o cavare Privus o rinunciare al side per inserire uno dei due eroi dotati di Bulwark al primo colpo, ovvero Lokitos o il drago che a me manca perché io non gioco mai survival perché mi rompo. Questi due eroi sono praticamente equivalenti, Lokitos ce l'hanno tutti, insomma il drago no, però l'ho messo perché era giusto metterlo, forse è più forte addirittura di Lokitos, non lo so, non l'ho mai provato a dire il vero. In ogni caso, dove credete che ci siano un sacco di spezzamali e un sacco di grossi colpi, potete tranquillamente rinunciare a una carta del side. Io non rinuncerei mai a Privus, ve l'ho già detto, e inserire Lokitus in squadra. Quindi io i due quintetti che vi consiglio sono: se vi aspettate grossi colpi, grossi hit, critici, polvere, eccetera, eccetera, giocate così. Se invece non vi aspettate questo, ma vi aspettate di più, multi-hit, shock, eccetera, e vi piace comunque giocare un po' più in difesa con Delphea. Ecco qui, questi sono i due quintetti. E la possibilità di giocare Centaurium, come vi ho detto, è sempre alta. Io non lo gioco, non è una carta che mi piace particolarmente, nonostante sia sempre solida, sfrutta bene i buff di Dacheza più che quelli di Sapient. Quindi, insomma, diciamo che. Questo è quello che avevo da dire sui runici. Sono un po' più appunto di elite rispetto agli Avalloniani, come abbiamo visto, perché sono più difficili da trovare, ci sono molte ex, eccetera. Forse sono anche un po' più difficili da giocare perché questa storia delle rune è un po' più complessa da gestire. Ma comunque sono una grande scelta. Voglio provarli anche questi. Alla prossima stagione farò un sacco di test, all'apertura della prossima stagione testerò anche questi. In ogni caso, sicuramente queste sono delle squadre che possono portarvi senza nessun problema in Champion e
e possono dominare, diciamo, la zona gold. Ecco, sono sempre squadre che quando le vede il top master dice: ah sì, vabbè, i runici, dai, adesso ci vinco. E però poi succede che magari uno fa un errorino o sfiga un attimino e i runici gli saltano addosso e se lo mangiano. Quindi fate sempre attenzione perché sì, non sono le scelte dei top player, però non significa che non possano dire la loro. L'ultima squadra, la squadra un po' bonus che vi avevo promesso, è una squadra di cui ci sono pochissimi estimatori, sostanzialmente solo io e Mario Pricci, però è una squadra bonus perché l'ho messa tra i due, ma è una delle mie squadre preferite, forse la mia squadra preferita in assoluto di Eredan Arena, ora come ora, ed è squadra bonus perché questa non ve la argomenterò più di tanto, ma vi chiederò soltanto di fidarmi di me. Siete dei giocatori che amano un design particolare strano? Siete dei giocatori che vogliono sfruttare l'effetto sorpresa nell'avversario? Siete dei giocatori che aspirano ad arrivare in top gold o a sforare nella champion, ma non hanno interesse, per esempio, a lottare per la master o cose del genere? La squadra Bestie Zeal è quella che fa per voi. Come vedete, ho inserito questo quintetto e in questo quintetto non c'è side e non ci sono X. Cosa significa non ci sono X? Significa che per quanto mi riguarda non ci sono alternative, cioè questo è il quintetto che dovete giocare. E attenzione, perché raduno così? Perché sono un dittatore spietato? Assolutamente sì, ma anche per il fatto che sono assolutamente convinto che se il vostro obiettivo è giocare Bestie Zeal, questi sono i 5 eroi che dovete mettere, punto. Cioè non credo che ci sia una scelta migliore. C'è chi non ama particolarmente Grandrabbia, c'è chi vorrebbe vedere i Luponi, quindi rabbioso, perché ha il bonus, bla bla, oppure Volcarius perché gli piace. C'è chi vorrebbe vedere Ashulu, c'è chi non ama il doppio buff, vorrebbe Tori. Insomma, ci sono un sacco di persone che hanno delle idee differenti sulla squadra Bestie Zeal. Beh, lasciatemi dire, quelle persone si sbagliano. Quindi, mi spiace, uso per la prima volta la mia arroganza su questi video, però si sbagliano, questa è la squadra giusta. Con questa squadra io ho fatto anche Master una volta, appena usciti naturalmente, però vabbè, erano appena usciti, comunque ci sono arrivato in Master, però va bene, era una sfida un po' con me stesso, volevo vedere se ci riuscivo e ci sono riuscito, dopodiché ho cambiato squadra per resistere in Master, ma questo è un altro discorso. La forza di questa squadra è che è assolutamente imprevedibile, sono tutti dei design strani, delle carte particolari e nessuno se li aspetta, nessuno li aspetta arrivare. Citando, vediamo se qualcuno capirà questa citazione, sono un po' come l'Inquisizione spagnola, nessuno se l'aspetta, però arriva a un certo punto. In ogni caso, i due buffer, come vedete, sono Artrezil e Wild, quindi selvaggia. Dopo la patch Neant, Artrezil secondo me è ancora migliorato, cioè io la pazza, scusate, Zil. Artrezil credo sia uno degli eroi migliori di quella patch, credo che veramente sia non solo un ottimo buffer, ma un ottimo eroe veramente. La sua conta terror permette di annichilire veramente i multi-hitter, quindi Nozz, siete avvertiti, Arcimago è sempre in giro, quindi attenzione che con Arcimago si vincono anche i matchup, non è soltanto qualcosa che vi buffa, ma può andare tranquillamente a vincere, quindi va giocato. Oltretutto, e il secondo eroe è Selvaggia. Selvaggia, carta non particolarmente forte, non è che l'ami particolarmente, però ha un preziosissimo gruppo Zil risposta 1, che è veramente preziosissimo, come vedrete nella squadra dopo. Notare come tutti e quattro gli eroi, oltre ad Artrezil, sfruttino benissimo il critico, compresa Selvaggia, che comunque ha il 400 e quindi se lo usa molto bene. Il core di questa squadra, quella su cui si basa questa squadra, sono i tre ciccioni Zil, e sono Okandari, Big Rage e Wakiwak. Partiamo da Wakiwak perché è il più semplice. Wakiwak è semplicemente fortissimo. Ecco, questa è l'unica carta, forse, di questo core, di questo terzetto di eroi, che secondo me è una carta da meta vera, cioè una carta che potrebbe vedersi anche in Master senza problemi. Una carta di una solidità imbarazzante, sfrutta benissimo i buff, sfrutta sia benissimo Artrezil, sia ancora di più i buff di risposta di Selvaggia. Ah, ecco, naturalmente non abbiamo detto, questi tre eroi sfruttano risposta come nient'altro nel gioco, cioè veramente risposta è preziosissima, è ancora più preziosa del critico di Artrezil, quindi attenzione a Wild perché rollate quei blu e vedrete cosa succede. In ogni caso un eroe fighissimo, sfrutta Berserk e Ina, è un po' una versione 2.0 di Brutus, quindi una carta che amo moltissimo, c'ha questi due piattoni che vi sbatte sulla faccia, veramente molto molto forte. E sempre solida, questa è una carta che potete mandare ignorantemente in attacco e in difesa, più o meno contro tutti, tanto vince lo stesso, e massacra naturalmente i multi-hit. Qui una sfida da AI Goku X, mi dispiace, sto facendo il video, poi l'accetterò dopo. Secondo eroe di cui parliamo, Okandari.
Okandari è una carta che secondo me pochi hanno capito. Nella patch Zil sono usciti Okandari e Bigrage, che sono due eroi con un design molto particolare, cioè hanno riabilitato le skill a doppio colore blu e giallo. Skill che di solito che io odio di per sé, cioè le trovo pessime. Ma Eric ha dimostrato che con una sorta di trucchetto queste skill possono essere utilizzate tranquillamente. Qual è questo trucchetto? Il trucchetto è, almeno in Okandari, è quello di offrire uno stile di gioco sostanzialmente identico, sia che veda il doppio blu, sia che non veda il blu affatto. Non ha importanza, infatti, in realtà se rollate giallo e rosso o blu e rosso, fin tanto che rollate uno dei due, va sempre bene. Quindi, se vedete i due blu, poi ottenete rossi e basta, e non c'è nessun problema. Se vedete anche un giallo, va bene lo stesso. Se vedete gialli, lasciate perdere i blu, vi concentrate su gialli e rossi, e va bene lo stesso. Quindi, Okandari è una carta in realtà apparentemente super instabile con dei roll strani, ma veramente fortissima in realtà, e anche solidissima. Io ci ho giocato tantissimo, mi diverto veramente tanto. Sfrutta benissimo il critico, sia col colpo finale sia col colpo 660. E lasciamo perdere come sfrutta risposta. Chiaramente, i personaggi con ira, e cioè tutti e tre, sfruttano risposta in una maniera incredibile. Si danno delle ire pazzesche. Quindi, vabbè. Il terzo e ultimo eroe è Bigrage. Bigrage è una carta che personalmente amo poco, nel senso che mi fa un po' paura, è una carta di cui non mi fido, però c'è da dire che in questa squadra, in particolare, con i buff di Ardrazil e di Wild, è una carta che fa paura. Fa paura non tanto in sé, perché è una carta molto instabile, molto forte, ma molto instabile, ma perché basta che l'avversario rolli una spada di troppo, una veramente. Se Grande Rabbia c'ha addosso, la risposta è finita. Ok, la rabbia veramente è finita. Tra l'altro, spendo un minuto per parlare del fatto che il livello 2 è molto, molto più figo l'artwork, però vabbè, non importa. Comunque, Bigrage è la carta un po' for fun di questa squadra. Fa molto ridere, fa un sacco paura. Tutti la sottovalutano, dopodiché si vince dei matchup incredibili. Naturalmente, se non vedete il blu, è sempre persa. Si può giocare senza il giallo con Grande Rabbia, ma senza il blu, assolutamente no. Quindi, è una carta blu dipendente, quindi meno solida di Okandari, che invece può giocare sia col blu che col giallo indifferentemente, mentre appunto Bigrage no. Comunque questa squadra è divertentissima, fa un sacco di paura all'avversario, tutti la sottovalutano, quando la vedono tutti pensano che sia una easy win e non lo è, fidatevi di me. Quindi questa terza squadra, non vi do altre alternative, giocatela così, datele un tentativo. Tra l'altro è una carta che non ha particolari difficoltà per essere fatta. Sì, c'è Okandari che è una ex, però per il resto le altre dovrebbero essere tutte facilmente disponibili. Se proprio non avete Okandari, potreste mettere senza volto. Ecco, non è la stessa cosa, è più forte Okandari, però se proprio non ce l'avete, potete provare con senza volto. Io vi chiudo qui questo video, è stato un piacere fare questi video in tre parti, spero siano stati particolarmente utili ai principianti, farò altri video per i principianti, dei tutorial, il modo in cui costruire, penso che il prossimo video che affronterò sarà un bel tutorial su come si deve costruire un team, cioè come si fa a costruire un team se non lo si vuole copiare ma ci vuole arrivare con la propria testa. Io vi saluto qui, vi allegherò questo file e lo metterò anche sulla pagina Facebook di AI. Spero di non avervi annoiato. Questo video sarà lunghissimo come al solito. In ogni caso, vi saluto, grazie per avermi seguito. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, che porca puttana, non ho più voglia di lavorare.